A governare questo paese, diciamo, la figura più rappresentativa e che ha più qualità che potessimo immaginare. Per cui, se c'è Draghi a guidare questo paese, c'è un'ampia maggioranza a sostenerlo, io credo che sia un bene per non questo paese. Non è triste capire che dentro il Parlamento un personaggio così non c'era, lo siete dovuti andare a pescare fuori? Ma no, ma non è il problema dentro il Parlamento, neanche Conte era dentro il Parlamento, non è che uno fa il Presidente del Consiglio solo se è dentro il Parlamento, il problema è che tutte le figure migliori, Colao, Draghi, se danno una mano del bene dell'Italia. Sulla scuola? Sulla scuola? Il centro del... La scuola, felicissimi che il Presidente del Consiglio incaricato l'ha messa al centro, che ha detto che bisogna investire sulle vaccinazioni prioritarie per gli insegnanti e sui tamponi rapidi per i ragazzi. Ricorderete che è una questione che noi ponemmo anche al governo Conte quando eravamo forza di maggioranza. Ora bisogna naturalmente essere rapidi sulla logistica dei vaccini, essere anche lì incisivi. Sull'Europa ci ha detto che ci sono buoni segnali sui contratti dei vaccini e quindi che si aspetta segnali positivi sul numero di vaccini da poter somministrare, quindi siamo assolutamente ottimisti. Il calendario, la scolarizzazione degli insegnanti, ci sarà un altro tipo di politica? Sicuramente, se ci sono sugli insegnanti bisogna investire, bisogna evitare anche che ci sia un insegnante che vada in cattedra e che poi non esercita una funzione, così come è accaduto in questa fase, visto che si è partito con la didattica digitale. Grazie.